Use Law Web Radio, avvocati in diretta. Buon pomeriggio colleghi, in diretta su Use Law Web Radio per alcune interessanti break news, novità dell'ultimo momento. Sono le 19:30 minuti e 44 secondi in questo istante. La prima notizia che vogliamo dare è una notizia data dalla BBC su alcune proteste che si sono svolte proprio quest'oggi di fronte al Ministero della Giustizia. Sentiamo quindi il pezzo della BBC non tradotto da una voce sintetica che ce lo leggerà. Subito dopo abbiamo un'altra segnalazione, sempre letta da una voce sintetica, è una interrogazione parlamentare che abbiamo reperito sul sito del Senato della Repubblica. Riguarda il dubbio e altre scelte del CNF, in particolar modo quella dei gettoni. E da ultimo avremo una intervista raccolta da Radio Radicale a Valerio Nida che commenta la riforma costituzionale Boschi presentata dal governo Renzi. Ricordo ancora una volta che Valerio Nida è il presidente emerito della Corte Costituzionale. Se avete messaggi anche in diretta, ricordo il numero di telefono 331 309 7852, messaggi WhatsApp, Telegram e anche SMS. Andiamo a sentire subito quindi il pezzo che abbiamo reperito sulla BBC World Service. The mafia in Italy. Protests were held in Rome after it emerged that the mafia in Italy may have organized large-scale fraud during an entrance exam for the prison guards. Dozens of people gathered outside the Ministry of Justice, saying that the test results of last month must be cancelled. Investigators are looking into complaints that the Naples-based Camorra may have tried to infiltrate the system. Officials say 88 people have been taken into consideration with mobile phones, bracelets or cases with the correct answers. Some of them wore headphones through which the answers could be fed. The Camorra is also suspected of selling the answers to applicants up to €25,000, £19,110, $27,900. Unfortunately, those who deserve to jobs are often not those who receive them, said protester named Mina, who failed the exam in April. Maurizio, another protester, said, "We are tired of indifference and silence of Italy, nearly 8,000 people, mostly young Italian, vying for just 400 jobs as prison guards. Italy has one of the highest youth unemployment rates in the EU, with about 40% without a job." Use Law Web Radio, avvocati in diretta. Purtroppo non siamo contenti affatto per queste notizie che vengono diffuse in tutto il mondo proprio in ordine ad un concorso per le tenuto dal Ministero della Giustizia. Approfondiremo ulteriormente, era comunque doveroso dare questa notizia anche per cercare di capire come all'esterno vedono in generale il sistema Italia, certamente in questo caso non costruttivo. Stiamo ancora predisponendo il pezzo sulla interrogazione parlamentare che è stata presentata proprio al Senato della Repubblica e mandiamo quindi prima integralmente l'intervista a Valerio Nida, presidente emerito della Corte Costituzionale, intervista realizzata da Cristiana Pugliese per Radio Radicale. Andiamo ad ascoltare. Radio Radicale, oggi vogliamo parlare della riforma Boschi, della riforma della Costituzione, e ne parliamo con il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Nida. Presidente, benvenuto su Radio Radicale.
Grazie, buongiorno. Allora, lei è uno di quei costituzionalisti che si ritrova, diciamo, nel gruppo che non apprezza questa riforma. Io le chiedo cosa non apprezza soprattutto di questa riforma e poi se c'è qualcosa invece che le è piaciuto. Sì, certo. Ma non apprezzo due aspetti soprattutto, principalmente. Uno di metodo, diciamo, il modo in cui è stata approvata e portata avanti da ultimo la riforma, cioè non più puntando su una larga condivisione, quindi su una riforma, come si diceva, le regole si scrivono insieme, lo diceva anche Renzi sempre, eccetera, ma puntando alla fine su invece una riforma di stretta maggioranza. Questo è un effetto di metodo che secondo me è molto negativo, perché se venisse poi approvata in questo referendum, che è stato presentato come un referendum sul governo, prima ancora, per così dire, certo, almeno all'inizio, poi c'è stato un po' di marcia indietro, ma insomma, ancora adesso molti pensano che in realtà l'orientamento dell'elettorato sarà determinato essenzialmente dal favore o lo sfavore per il governo. E in questo modo però si mina, per così dire, la credibilità della Costituzione, perché la Costituzione diciamo, vive in quanto sia sorretta da un senso comune di appartenenza, e quindi dall'idea che è davvero la casa comune, la casa di tutti. Ecco, se si accentua invece questo aspetto di maggioranza, la Costituzione perde di credibilità. Questo secondo me è il primo motivo di metodo che mi porta a vedere negativamente questa riforma. Nel merito poi ci sono diversi aspetti, questa è una riforma a pacchetto, cioè ci sono dentro 7-8 argomenti diversi. Certo. E quindi, tra l'altro, detto parenteticamente, un quesito unico su tutti questi argomenti è un po' lesivo della libertà dell'elettore, della libertà di voto. Ma diciamo, nel merito ci sono tanti argomenti, appunto, i due più grossi sono la nuova forma di bicameralismo, sì, e la revisione del titolo quinto, cioè sul rapporto tra Stato e Regioni. Sì. Sul primo punto, cioè la revisione della nuova forma di bicameralismo, l'idea di base a me non sembra sbagliata, quella cioè di trasformare il Senato in una Camera non più chiamata a dare la fiducia al governo anch'essa, ma chiamata a rappresentare al centro, nei momenti legislativi importanti, le istituzioni del territorio, in particolare le regioni, una Camera delle regioni. Sì. Perché però dovrebbe essere loro sia organizzata in modo tale da far sì che si esprima davvero le regioni, e dall'altro dovrebbe avere le funzioni corrispondenti, cioè le funzioni adatte per fungere da organo di collegamento, diciamo, tra istituzioni parlamentari centrali, istituzioni consigliari, istituzioni regionali, cosa che invece non avviene, soprattutto perché il modo in cui questi senatori, che sarebbero dei consiglieri regionali, eletti non si sa ancora bene come, ad hoc, contemporaneamente farebbero i consiglieri regionali e i senatori. Uno tra l'altro non sarebbe nemmeno consigliere regionale, ma sarebbe un sindaco, però eletto dal consiglio regionale, quindi con una strana rappresentanza di chi, non si capisce in rappresentanza di chi, non del suo comune, non della regione, e soprattutto la delegazione, diciamo così, di ogni regione, che in alcuni casi sarebbe ridotta a due senatori, ma nei casi delle regioni più grandi sarebbe invece di, non so, 7-8 senatori, non è mandata a votare a nome della regione e quindi con un voto unico, bloccato come accade in Germania per il Bundesrat, dove i componenti del Bundesrat sono componenti degli esecutivi dei Länder, cioè delle regioni, e ciascuno di questi vota come tale, come regione, quindi con un voto unico, diciamo, bloccato. Ma sono semplicemente senatori che voterebbero ciascuno con la propria testa. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, mentre io apprezzo l'idea originale di trasformare il Senato in Camera delle Regioni, ritengo che però questa riforma non abbia realizzato questa idea in modo congruo e positivo. L'altro punto chiave, quello del regionalismo, invece, a mio giudizio è radicalmente critico, nel senso che questa riforma praticamente esautora le regioni dal potere regionale. E infatti rafforza i poteri dello Stato. Riaccentra il piano legislativo praticamente in modo completo, perché
tutte le materie più tipiche di una legislazione regionale, come per esempio il governo del territorio, servizi alla persona, sono ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato, sia pure con quella formula ambigua che dice lo Stato detta disposizioni generali e comuni. Ma a parte questa formula che non si capisce bene cosa voglia dire, perché si dice che si è voluto sopprimere la competenza concorrente. La competenza concorrente è quella in cui lo Stato detta i principi e il resto, cioè i dettagli, sono rimessi alla Regione. Qui invece si parla di disposizioni generali e comuni. Ora, se posso dare un senso a questa ambigua espressione, il senso è questo: lo Stato detta ciò, stabilisce ciò che vuole in queste materie. Dopodiché, se vuole lasciare spazio alle singole regioni per dettare ulteriori disposizioni, non comuni a tutto il territorio, ma proprio per allora, lo dice. Ma è il legislatore dello Stato che userebbe questa piena discrezionalità nell'individuare, in pratica, come se le regioni avessero adottate di una competenza legislativa puramente attuativa e integrativa. Se lo Stato fa quel che vuole, e poi la regione, se e per quanto lo Stato gli ha lasciato spazio, può intervenire. Ecco, questo mi pare un revirement completo rispetto all'orientamento della riforma del 2001, che era invece di ampliamento delle competenze regionali, ma un rovesciamento, quasi una smentita del principio fondamentale di autonomia che sta nell'articolo 5 della Costituzione. Le regioni ridotte al rango di enti amministrativi e sotto il pieno controllo dello Stato. Ora, che oggi le regioni non godano buona stampa è purtroppo vero, ma questa non è una buona ragione, secondo me, per fare questa virata a 180 gradi della Costituzione, che passi da un autonomismo realizzato in un modo che può essere più o meno discutibile. C'erano degli errori nella riforma del 2001 che potevano essere corretti, ma invece ha un sistema ipercentralistico. E si aggiunge poi che a questo si accompagna l'abolizione totale delle province della Costituzione in tutte le regioni, quindi non solo nelle regioni più piccole, dove le regioni e le province hanno poco motivo di esistere, ma in tutto il territorio nazionale, in tutte le regioni anche grandi, sia pure poi promettendo che ci saranno degli enti di area vasta non ben identificati e non ben regolati. Anche questa mi pare una riforma sbagliata. Ecco, queste sono le ragioni di fondo. Poi ripeto, mi viene chiesto se ci sono invece delle cose apprezzabili, e secondo me sì, ci sono. Per esempio, quella norma che consente al governo di identificare dei propri progetti particolarmente rilevanti per il proprio indirizzo politico e di chiedere che su questi la Camera si pronunci entro una data ragionevole, mi pare una buona cosa per appunto consentire al governo di andare avanti non a colpi di voti di fiducia su articoli, su maxi emendamenti, ma prendendosi la responsabilità di identificare esattamente i progetti di legge che sono più rilevanti per il suo indirizzo politico, ovviamente consentendo che si eserciti il potere di emendamento, ma alla fine chiedendo che la Camera in ogni caso si pronunci. Quindi questa è una cosa positiva. Come pure vedo positivamente il fatto che si preveda la possibilità di impugnare in via principale, in via diretta, le leggi elettorali davanti alla Corte Costituzionale prima della loro promulgazione, perché in effetti, diciamo, andare a votare con una legge che si può rivelare, come nel caso delle leggi del 2005, incostituzionale, siamo andati a votare tre volte con una legge incostituzionale. Questo era, quindi, la possibilità di portare subito all'esame della Corte eventuali dubbi di costituzionalità mi sembra una cosa ragionevole, giusta, anche se qualcuno teme che questo conduca a un'ulteriore politicizzazione della Corte Costituzionale, perché delibererebbe nell'immediatezza delle delibere parlamentari, ma questo non mi sembra una preoccupazione fondata, perché la Corte Costituzionale fa il suo mestiere. Se il Parlamento approva una legge e subito se viene condotta e portata davanti alla Corte Costituzionale, sarà la Corte a dire se c'è o non c'è violazione della Costituzione. Presidente, mi scusi se la interrompo, se non ho capito male, lei in un'intervista che ha rilasciato alla stampa diceva che vengono rafforzati i poteri del governo proprio per un combinato disposto con la nuova legge elettorale. Questa è un'altra cosa, perché appunto il rafforzamento dei poteri del governo, nei limiti in cui si provvede, per esempio, comunque da voto a data fissa, va anche bene, naturalmente. Poi il fatto che, essendo una sola la Camera che dà la fiducia, devo anche ricordare che opportunamente la riforma prevede
più limiti all'uso del decreto legge, sì, perché oggi c'è un abuso assoluto del decreto legge, quindi intervenire in quel campo, in quel caso non si tratta di rafforzare, ma semmai di tenere sotto controllo l'esercizio di un potere tra i più delicati del governo, quello cioè di legiferare in via d'urgenza senza il consenso delle Camere e quello che stiamo rinviando a una ratifica successiva. Quindi questo va bene. Il tema della legge elettorale, certo, di per sé non tocca direttamente la riforma, cioè sì, la legge elettorale è un'altra cosa, certo, la legge ordinaria. E su questo io sono dell'opinione che la legge che è stata approvata è, come dire, profondamente incongrua rispetto allo stato attuale del sistema politico italiano, del modo in cui gli elettori italiani oggi si schierano, si orientano. Cioè, noi non siamo in un regime bipartitico. Se fossimo in un regime bipartitico, questa idea di un ballottaggio fra due che alla fine identifica uno che vince e governa potrebbe stare in piedi, ma siccome non siamo in un sistema bipartitico, ma almeno oggi, non so se tri o quadripartitico, identificare, fare una legge elettorale che costringa, per così dire, a dare la maggioranza assoluta o in sede in prima battuta col 40% dei voti oppure nel ballottaggio fra le due liste può condurrebbe facilmente a dare tutto il potere a qualcuno che rappresenta non la maggioranza del paese ma una minoranza anche non particolarmente elevata. Supponiamo se sono tre, potrebbe essere anche solo il 30%, se ci sono altre più formazioni, potrebbe persino ipotizzarsi che un partito che rappresenta il 25% del paese vada a governare da solo, godendo della maggioranza assoluta della Camera. Questo mi sembra veramente esagerato, contrario al principio democratico, al principio di rappresentanza. Ecco. Il mio collegamento era anche per un altro motivo, perché questa legge elettorale deve andare al vaglio della Consulta. Già, sono state proposte delle questioni. E c'è chi già dice che verrà bocciata. Ma guardi, questo io non farei molte previsioni, perché quello che è certo è che la Corte ha bocciato la legge precedente perché c'era un premio di maggioranza eccessivo, sì, che portò con un eccessivo squilibrio fra principio di rappresentanza e principio, diciamo così, di governabilità. Su questa nuova legge la differenza cos'è? Che c'è una soglia del 40%, ma il 40% in prima battuta non è il 50%, è diverso, il 40% è il 50%, e poi che c'è un ballottaggio, ma il ballottaggio fra due liste, non tra due coalizioni, fra due liste, potrebbe significare il ballottaggio fra due partiti, ciascuno dei quali abbia in linea di partenza soltanto un consenso limitato, minoritario. È vero, dice, ma tu nel ballottaggio poi sono solo due, ma intanto non sappiamo quanti vanno a votare. Se in ballottaggio vanno a votare meno elettori, si riduce ancora l'area del consenso per il vincente. Quindi questo vincente potrebbe avere dietro veramente la minoranza del paese. E questo non mi sembra congruo con il principio democratico, con il principio di rappresentanza. Nasce un po' la conseguenza dell'andazzo attuale, per cui in nome della cosiddetta governabilità si sacrifica tutto. La governabilità non è tutto, la governabilità è lo strumento, ma il fine della democrazia, cioè una rappresentanza vera del paese. Chiarissimo. Le volevo chiedere anche cosa pensa della riforma degli istituti di democrazia diretta. Guardi, quei due paio di articoli della riforma mi sembrano scritti malissimo e anche abbastanza incongrui, perché per quanto riguarda l'iniziativa legislativa ci si limita ad aumentare, sì, a 150.000 il numero di firme, sì. No, beh, questo potrebbe anche essere congruo, e poi a promettere, diciamo, attraverso riforme regolamentari, un certo impegno ad esaminare. E fin qua, diciamo, si potrebbe anche ritenere non buona questa. Per quanto riguarda il referendum, c'è invece una soluzione veramente pasticciata, perché resta il referendum abrogativo. Sì. Ma con questa modifica, mentre oggi i proponenti possono essere 500.000 elettori o 5 consigli regionali e c'è un quorum del 50%, come si sa, degli elettori, il quorum di validità del referendum. Come sappiamo bene in Casa Radicale. Va bene, appunto. Invece con la riforma si avrebbero sempre l'iniziativa dei 500.000 elettori e 5 consigli regionali con quorum al 50%, però se l'iniziativa fosse invece che di 500.000 elettori, di 800.000 elettori, allora il quorum si abbasserebbe alla metà della percentuale dei votanti nelle ultime elezioni politiche
Ora, il quorum deve essere sempre lo stesso, non si capisce perché variando il numero dei proponenti debba variare il quorum. Il quorum è un requisito perché il referendum possa esprimere una significativa volontà popolare. Per esempio, rimarrebbe il quorum del 50% degli elettori quando l'iniziativa referendaria è di 5 consigli regionali, quasi che l'iniziativa di 5 consigli regionali contasse meno di 800.000 elettori. Chiarissimo. È veramente una soluzione assolutamente pasticciata. Poi c'è una norma che è un puro manifesto, cioè una promessa di una futura legge costituzionale che introduca forme di referendum propositivo, sì, o altre forme di partecipazione, ma questa è una pura promessa. Se vogliono fare una legge costituzionale che introduca questo, bene, la facciano, ma questa non serve prometterlo in una norma della nuova Costituzione, che appunto sarebbe in bianco, una pagina bianca, in attesa che senza la nuova legge costituzionale non ci sarebbe niente. Ecco. Per questo ho detto, in questa materia non mi sembra che siano buone le scelte della riforma. Le volevo chiedere l'elezione del presidente e poi cosa ne pensa del presidente supplente che diventerebbe il presidente della Camera? Vabbè, la supplenza del presidente della Repubblica non è particolarmente rilevante, sì. Il presidente del Senato e il presidente della Camera non cambia granché, mi pare. E invece per quanto riguarda l'elezione c'è una modifica particolare, si è aumentato il numero degli scrutini necessari per poi ridurre il quorum per l'elezione, però alla fine si è detto che dopo il settimo scrutinio bastano i due quinti i tre quinti dei votanti, non dei componenti della Camera, dei votanti. Quindi a quel punto con le assenze più o meno combinate, o comunque se si riduce il numero dei votanti, il Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto con i voti dei tre quinti di un numero basso, non per ipotesi di essere il 60, 70 o anche il 50% della Camera. E mentre invece oggi almeno c'è il requisito ultimativo della maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune. Anche nella nuova riforma si prevede il Parlamento in seduta comune, quindi diciamo, l'elettorato è sempre lo stesso. Ma mentre oggi non si può eleggere un Presidente della Repubblica con meno del 50% dei voti dei parlamentari, certo, invece con questa nuova riforma si potrebbe eleggere in definitiva con il voto di tre quinti dei votanti, numero dei votanti che non determinato, diciamo così, quindi potrebbe essere anche un numero dei votanti che pari a metà dei componenti, per esempio. Presidente, mi sembra che abbiamo toccato gli aspetti più importanti, a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo, ricordo, Valerio Nida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Grazie a voi. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E ringraziamo Radio Radicale che ci ha concesso, nell'ottica della collaborazione con Use Law Web Radio, anche la trasmissione di questo importante e lucidissimo documento del Presidente Valerio Nida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Torneremo su questo focus. Prima ancora di passare poi a quello che avevamo già evidenziato come break news, quindi come al Senato della Repubblica sia stata presentata un'interrogazione parlamentare, ci ha raggiunto telefonicamente Pino Gallo, che ci deve dare qualche indicazione su un'altra notizia proprio di pochi istanti fa che incide nettamente sulla nostra professione. Innanzitutto salutiamo Pino. Pino, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti i nostri amici colleghi in ascolto. Ciao Pino, grazie per questo tuo intervento smart, veloce, anche se solo telefonicamente. Siamo abituati a sentirti meglio via Skype, ma anche così ci accontentiamo, soprattutto perché ci devi dare una notizia importante questo pomeriggio. Sì, una notizia che sta rimbalzando da pochi minuti sui social, soprattutto con i quali noi siamo sempre in collegamento. Come ricorderete, lo abbiamo annunciato questa mattina, domani il focus della puntata è dedicato all'attenzione delle camere penali. Ebbene, notizia dell'ultima ora, anche i giudici di pace scendono in attenzione e più precisamente l'Unione Nazionale dei Giudici di Pace e l'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace hanno proclamato l'attenzione nazionale dalle udienze dei giudici di pace dal 6 all'11 giugno 2016.
È una notizia che certamente impatta negativamente sulla nostra professione e daremo ovviamente anche il link sulla pagina. Ma puoi dirci di più su quali sono le motivazioni, su quali siano le indicazioni dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace? Sì, certamente, sono ravvisabili proprio nella lettera di proclamazione di questa astensione. Come ricorderete, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/4/2016, la legge delega di riforma organica della magistratura onoraria che non ha soddisfatto le associazioni di categoria, soprattutto con riferimento ai profili della previdenza, dell'equo compenso, della continuità fino all'età pensionabile. I giudici di pace sostanzialmente rivendicano l'impedimento a pieno titolo nell'organico della magistratura ordinaria, poiché è costituente un ordine unico. Questa era la notizia. Ho capito. Quindi ci ripeti la data, perdonami, dell'astensione dei giudici di pace? Perfetto, dal 6 giugno all'11 giugno 2016. Questa è Benissimo. l'astensione indetta dai giudici di pace. Allora, Pino, noi ti ringraziamo infinitamente, il collega Giuseppe Gallo, consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce. Ti ringraziamo ancora una volta per questa break news. La programmeremo ovviamente un approfondimento, magari con queste associazioni. E invece noi ti aspettiamo domani in diretta per Svegliati Avvocatura Ordinaria. Perfetto, e come no, saremo sempre al solito posto insieme con gli altri amici della conduzione. Buon Grazie mille. proseguimento a tutti. Grazie infinite, Pino. Ciao, ciao, a presto. Buono. Ciao, ciao. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E possiamo proseguire adesso con l'ultima notizia di questo speciale che riguarda per l'appunto l'interrogazione parlamentare che è stata presentata al Senato e di cui si è avuta oggi indicazione. L'atto è stato pubblicato il 18 maggio del 2016 e come sentirete è letto da una voce sintetica, non abbiamo fatto in tempo per predisporre con il comitato di redazione una scheda come si conveniva. Domani però avremo qualche cosa di più preciso e ancora più intellegibile. Per il momento sentiamoci questa interrogazione parlamentare, così come è stata estratta dal sito del Senato della Repubblica. Legislatura 17, atto di sindacato ispettivo numero 4-05829, pubblicato il 18 maggio 2016 nella seduta numero 629. Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso, Bertorotta, Puglia, Donno, Sant'Angelo, Enrizzi, Moronese, Morra, al Ministro della Giustizia. Premesso che l'articolo 24,3 della legge 31 dicembre 2012, numero 247, prevede che il Consiglio Nazionale Forense, CNF, è un ente pubblico non economico a carattere associativo ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia. Premesso che l'articolo 35,1, lettera P, prevede che il CNF può curare, mediante pubblicazioni, solo l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura. Premesso che l'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, numero 416, prevede che gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società. Premesso che, nel bilancio di previsione dell'anno 2016, approvato dal CNF nell'adunanza del 10 dicembre 2015, è stato riconosciuto un disavanzo di amministrazione di 1.599.000
euro dovuto alle spese legate al progetto editoriale in corso di attuazione, dato che si è dovuto dotare la Fondazione Italiana per l'Avvocatura dei relativi importi necessari, fondo coperto con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. Tale progetto editoriale è relativo alla pubblicazione del quotidiano generalista e quindi non collegato agli interessi dell'avvocatura, sia cartaceo che online, Il Dubbio. A tal fine, il Consiglio Nazionale Forense ha finanziato la Fondazione dell'Avvocatura Italiana, ente completamente controllato dal CNF di cui è presidente lo stesso presidente del CNF, come riportato nella tabella recante i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.LGS. Numero 33 del 2013, dove si dichiara che la fondazione è finanziata al 100% dal CNF in base al conto preventivo approvato dal comitato direttivo per ciascun anno. La fondazione ha costituito la Edizioni Diritti e Ragione SRL, società con unico socio la fondazione per editare Il Dubbio. Tale iniziativa e i primi numeri del quotidiano, di natura del tutto generalista e che segue la linea editoriale del proprio direttore, che nulla ha a che vedere con i valori condivisi dell'avvocatura, hanno suscitato le proteste e lo sdegno di numerosi avvocati italiani. L'iniziativa deve intendersi non consentita alla luce delle norme sopra riportate del principio di buon andamento, che nell'attuale crisi di settore vorrebbe una riduzione dei contributi obbligatori a carico degli avvocati italiani per il finanziamento del CNF, contributi determinati dallo stesso CNF ai sensi del citato articolo 35 della legge numero 247 nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione ed al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio e non il finanziamento per iniziative che non rientrano negli scopi dell'ente così come determinati dalla legge. Il bilancio preventivo del 2016 reca altresì un aumento delle spese di funzionamento dell'ente da 1 milione di euro a 2,2 milioni, in quanto i suoi componenti, per la prima volta nella storia dell'ente stesso, hanno deliberato a loro vantaggio dei compensi di cui, a parere degli interroganti, è dubbia la congruità? Si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza intenda adottare il ministro in indirizzo per garantire il rispetto da parte del Consiglio Nazionale Forense delle norme citate, nonché il principio di buon andamento ed amministrazione dell'ente. Se non ritenga necessario avviare le opportune procedure ispettive, al fine di accertare la veridicità dei fatti, nonché dei motivi che hanno indotto al finanziamento, e se reputi idonee e adeguate rispetto alla normativa vigente le citate decisioni assunte dal CNF. Grazie per l'ascolto. Uslo Web Radio, avvocati in diretta. E questa era la lettura integrale, seppure con voce sintetica, del documento che è reperibile, lo potete leggere tutti quanti, sul sito del Senato della Repubblica, documento atto di sindacato ispettivo numero 405829. Vedremo come si svilupperà la situazione e ovviamente ne daremo contezza qui su Uslo Web Radio. Sono le 24 minuti e 27 secondi. A questo punto abbiamo finito questa edizione speciale pomeridiana. Ricordiamo che torneremo in diretta come tutte le mattine dal lunedì al venerdì con Svegliati Avvocatura alle 7:45 e domani in particolar modo con una puntata interamente dedicata all'astensione proclamata dall'Unione Nazionale delle Camere Penali. Ricordo che proprio domani in Roma, presso l'Aula Avvocati, sita all'interno dei locali della Suprema Corte di Cassazione,
in piazza Cavour a Roma, si terrà una manifestazione nazionale e ovviamente sarà presente anche YouSlow Web Radio. Già abbiamo diffuso sui social network quale sarà la scaletta degli interventi, ma vedrete ci saranno altre sorprese anche in diretta telefonica. E, per quanto mi riguarda è davvero tutto. Andrea Pontecorvo, per conto del comitato di redazione, saluta voi tutti e colleghi, una ottima buona serata.